Ehi, un saluto da Dottor Palmas, dentista SAR di Moldavia. Questa è l'attack di un paziente che non poteva mettere impianti dentali, un paziente che aveva completamente l'osso riassorbito nella parte superiore. L'unico modo che è rimasto in casi come questi, che sono casi di riabilitazione estrema della bocca, veramente una riabilitazione estrema, dove l'unico modo per rimettere i denti fissi a un prezzo il più basso del mondo qua in Moldavia e mettere gli impianti zigomatici. Non farti spaventare dalla lunghezza di questi impianti. Tieni conto che l'impianto in realtà è così corto, che è lungo come gli impianti che vedi nella parte inferiore. In realtà tutto questo è un braccetto che serve a connettere i denti che verranno avvitati qua con l'impianto che sta qua su. Quando noi perdiamo l'osso nella parte superiore abbiamo due possibilità: o ricostruire l'osso e mettere gli impianti dentali, però in questi casi se la distanza tra questo punto e questo è esagerata, è alta la probabilità che l'impianto corto che si mette qua convenzionale sia in una posizione troppo alta e quindi c'è il rischio che la connessione della protesi poi si spacca, si rompe oppure l'osso viene perso. In questi casi, quando la mascella è molto alta, l'osso è riassorbito parecchio verso l'alto, l'opzione che spesso viene usata a livello mondiale è l'impianto zigomatico. Fai attenzione perché probabilmente nel tuo paese questo tipo di chirurgia può essere eseguita solamente in ospedale, ok? Molti ti diranno che per fare questo tipo di intervento serve l'anestesia generale. Non è vero, ok? Per fare questo tipo di intervento si può fare tranquillamente in anestesia locale. Tutti i giorni noi facciamo impianti zigomatici in anestesia locale, i pazienti sono felicissimi, non sentono alcun fastidio. Questo perché delle volte può essere più semplice per il chirurgo operare col paziente addormentato. Si può fare anche addormentato in anestesia generale, ma non è obbligatorio, ok? Per il migliore comfort del paziente e del chirurgo, delle volte l'anestesia generale aiuta a operare in tempi più brevi nel miglior modo possibile. Nella parte superiore bisogna fare attenzione a scegliere il trattamento chirurgico corretto da fare a seconda del caso di atrofia, quindi di riassorbimento delle basi ossee. Delle volte servirà mettere gli impianti davanti, fare la tecnica All-on-4, All-on-6, andandosi ad aggrappare all'osso qua della premascella nella parte anteriore. Delle volte l'osso qua davanti non è sufficiente, allora ci andiamo a mettere gli impianti nella zona di osso subito vicina alla mascella, che sono appunto gli zigomi. La base dello zigomo appunto è quella porzione di osso dove possiamo, se non mettere gli impianti qua, li possiamo mettere qua. Però per unire questi impianti ai denti servirà un braccetto lungo circa 3 cm che va dall'impianto ai denti. Questo qua è il braccetto praticamente che unisce l'impianto ai denti. Questo tipo di chirurgia negli Stati Uniti va a costare $44.000 negli Stati Uniti, qua da noi da 3.998 euro. 10 volte meno degli Stati Uniti. Nel tuo paese, in Europa, vanno dai 15-20 mila ad arcata fino ai 35-40 mila euro ad arcata. Gli zigomatici si fanno solo nella parte superiore, invece nella parte inferiore si mettono 4 oppure 6 impianti dentali. Non sempre si mettono poi due impianti zigomatici per lato. Ci sono alcuni pazienti, per esempio, dove davanti si possono mettere due impianti dentali, si mettono due impianti convenzionali, un impianto zigomatico e uno zigomatico. Cerca strutture che sono attrezzate per tutti i tipi di interventi, perché a seconda dell'atrofia che uno ha sui mascellari va selezionato l'intervento corretto. Non credere ai dentisti e ai chirurghi che usano una o due tecniche su tutti i pazienti. La verità è che bisogna sapere, conoscere e applicare tutte le tecniche, perché ogni giorno abbiamo pazienti che sono tutti diversi l'uno dall'altro. Nel caso di questo paziente serviva mettere 4 impianti zigomatici, perché abbiamo scartato tutte le altre per via dell'analisi dell'anatomia
dell'osso mascellare. L'analisi dell'osso mascellare, vieni con me, ti faccio vedere dove viene fatta. Sono pochi i policlinici che possono fare la stereolitografia. La stereolitografia sono praticamente dei modelli come questi. Vedi qua, noi tutte le TAC che dobbiamo operare andiamo a creare un modellino come questo. Ok, questo per andare a verificare prima ancora di eseguire la chirurgia quello che sarà l'anatomia, quindi l'intervento che andiamo a eseguire poi sul paziente. Questa è la base dell'occhio, ok? Qua stanno per esempio adesso attrezzando per un altro intervento. Il macchinario che vedi là, quello è il macchinario dell'anestesia generale. Ce l'abbiamo, quando serve lo utilizziamo. Abbiamo gli impianti zigomatici, quando servono li utilizziamo. Abbiamo gli impianti convenzionali, quando servono li utilizziamo. Ma quando non servono bisogna essere pronti a variare il piano di cura per andare a intercettare esattamente il tipo di chirurgia adatto per quel tipo di paziente. Io sono il dottor Palmas, dalla Moldavia ti faccio un saluto.